Quando James Gunn è stato annunciato come regista di The Suicide Squad, è sembrata subito una mossa indovinata da parte di Warner, perché il regista aveva dimostrato con i Guardiani della Galassia di essere a suo agio nel portare su schermo un gruppo di anti-eroi dissacranti e irriverenti. Ma ora che il nuovo film DC è nelle sale, possiamo mettere finalmente a confronto le due opere del regista ex Troma per capire se siano effettivamente così simili come ci si poteva aspettare. E allora vediamo insieme quali sono i punti di contatto e le differenze tra The Suicide Squad e i Guardiani della Galassia nel nuovo episodio di Film allo Specchio. Partiamo da un'intuibile certezza. La colonna sonora. Dopo i due magnifici Awesome Mix dei Guardiani della Galassia, James Gunn prosegue su questa linea, rendendola un marchio di fabbrica sua e non solo di quel franchise. Non si tratta solo di belle canzoni integrate in una selezione coerente che detta l'atmosfera e il tono del film, ma di scelte fatte con la consapevolezza delle sequenze e del personaggio che accompagnano. Un vero valore aggiunto che completa il film, tanto che è lo stesso Gunn ad aver spiegato che quegli stessi brani sono usati sul set mentre vengono girate le rispettive scene. Un altro aspetto in comune tra i due film di James Gunn è la loro coralità, l'avere un cast ampio e variegato di personaggi che portano avanti la storia e la missione secondo le proprie peculiarità uniche. Il vero punto di forza è di aver delineato in entrambi i casi delle vere e proprie squadre in cui ognuno contribuisce alla riuscita del film grazie allo spazio e ai momenti che l'autore regala loro. Non delle raccolte di personaggi pittoreschi scelti per dar colore ai film, ai Guardiani che fin da subito ci aveva spiazzati nel vedere l'albero animato Groot o il procione Rocket, e al nuovo di Suicide Squad con figure spiazzanti come Polka Dot Man o King Shark, ma un vero e proprio assemble, composto per valorizzare le loro più o meno folli caratteristiche e dar loro una propria dignità e personalità. E a proposito di personalità, uno che ne ha da vendere è proprio l'autore dei due film che mettiamo a confronto, che riesce a essere se stesso, perfettamente riconoscibile nell'estetica e nella cifra stilistica, pur in due progetti che hanno delle differenze di base. C'è la stessa creatività vivace, vibrante, vogliosa di stupire e abbracciare lo spettatore. C'è la passione e un gusto per il pop, che si traduce in citazioni, ammiccamenti e riferimenti. C'è la voglia di ribaltare il punto di vista su un filone cinematografico che ha dominato l'ultimo decennio o poco più, fornendone una propria personale visione. Ma in questo approccio simile non possono che esserci differenze, perché le missioni da portare a termine hanno due diversi committenti e due diversi obiettivi finali. I Guardiani della Galassia poteva osare sul piano dell'irriverenza, ma senza abbattere il recinto sicuro del Marvel Cinematic Universe e del film Family Oriented di casa Disney. The Suicide Squad, per la natura stessa dei suoi protagonisti, poteva e doveva fare un passo ben oltre, dimostrando come il mondo cinematografico DC possa dialogare con un pubblico più adulto. L'aveva già fatto Joker, in modo molto diverso. Lo conferma The Suicide Squad, un progetto in cui il genio sregolato di Gunn può viaggiare senza freni, spingendo sull'acceleratore della violenza, del sangue e delle battute scorrette, avvicinandosi a quanto fatto sul piano seriale da serie come The Boys e Invincible. E il mondo dei cinecomic ne aveva davvero un gran bisogno. E voi? Preferite The Suicide Squad o Guardiani della Galassia? E siete d'accordo con questi punti di contatto tra i cinecomic di James Gunn? Fateci sapere la vostra nei commenti.